Roberta Bruzzone spara a zero su un famoso rapper, stroncandolo con la sua analisi psicologica. Le parole della nota criminologa. Prima che lei arrivasse in TV, tutti alla parola criminologia. Abbiamo sempre pensato a fredde aule di tribunale e uomini maturi con tanto di pipa che disquisiscono sui criminali. Ma Roberta Bruzzone ci ha dimostrato che ci sbagliavamo. Splendida donna, è diventata in breve anche un personaggio televisivo, dopo aver preso parte ad alcuni dei grandi processi famosi in veste di consulente. Opinionista, conduttrice di programmi attinenti alla sua affascinante materia, ha scritto anche alcuni libri. Sentirla parlare è sempre un piacere. A Belve ha spiegato di essere invidiata perché è una persona solida, che si è costruita da sola. Invidia, per un fatto caratteriale ed estetico, anche se, dice, lei non ha mai utilizzato la sua avvenenza. Ha usato solo il suo cervello, e il suo talento, che le ha permesso di fare un'analisi dettagliata e spietata su un noto rapper. Roberta Bruzzone. L'analisi psicologica di un famoso rapper. In questi ultimi giorni la notizia che sta tenendo banco su vari media è la presunta separazione di Fedez e Chiara Ferragni, avvenuta subito dopo lo scandalo che ha travolto l'influencer. La donna, come risaputo, è stata accusata di truffa a causa del cosiddetto Pandoro Gate, una pubblicità che parlava di beneficenza acquistando il prodotto, ma che in realtà c'era già stata in precedenza. Settimane a mettere in croce la Ferragni, e oggi scopriamo che suo marito si è allontanato e alcune voci parlano di separazione. Nessuna smentita né conferma da parte dei diretti interessati, ma tante opinioni da parte di gente nota. Roberta Bruzzone è stata interpellata da Milo Infante a ore 14 per un parere sulla questione, e ha fornito un'attenta e accurata analisi sul comportamento del rapper. Che, se fosse vera la notizia, avrebbe abbandonato la moglie in un momento di grossa difficoltà. Mi stupisce che questo allontanamento avvenga solo ora, ha esordito la criminologa durante il collegamento con lo studio, e ha continuato, mi sarei molto stupita che rimanesse al fianco di Chiara come cavalier combattente per farle scudo in questa fase delicata della sua vita personale e imprenditoriale. E poi ha spiegato il suo pensiero. Dal suo punto di vista l'unico modo per salvare se stesso temo sia quello di scaricare la moglie e prenderne le distanze. Se lui deve scegliere tra salvare la moglie e il loro matrimonio, mi pare evidente che al momento sembrerebbe che la scelta che punta su se stesso è per lui vincente. Quello che sta succedendo tradisce un funzionamento personale evidente di Fedez. Ricordo che a Sanremo era il momento della moglie e lui ha fatto di tutto per fare in modo che fosse il Sanremo di Fedez. Insomma, per la Bruzzone questa coppia non potrebbe mai funzionare perché c'è una dinamica in questa coppia che non lasciava molte speranze in un contesto di crisi. Questa è una crisi di Chiara e chiaramente lui non intende minimamente entrare in questa crisi e tantomeno non vuole esserne danneggiato. Ci sarà una replica?